voi tutti un saluto da Rosario Buontempo, dal Pala Eventi di Rossano, per questa sfida tra il Traforo Spadafora e Lamezia Soccer, valida per la 15ª giornata, la seconda di ritorno del campionato di Serie C1 di calcio a 5. 1:20 di gioco, 0-0. Taibi ha servito Rafinha, che porta in vantaggio il Traforo. Subito dunque sblocca il punteggio il Traforo Spadafora. Buona l'azione della Lamezia. Caffarelli mette in mezzo, c'è il pareggio di Deodato, 1-1. Subito Deodato rimette il match in parità. Morelli, poi Deodato, Loriggio. Buono il pallone, attenzione per Deodato che solo recupera Dedè, grandissimo recupero di Dedè. E questo è Salerno che controlla e c'è bentornato. Insistente la pressione del Traforo. Taibi ancora, è ancora bentornato in calcio d'angolo, che controlla, tocca per Rafinha che si fa largo e calcia, ma ancora bentornato. Calcio d'angolo battuto, Buffone la fa filtrare per Rafinha, ancora bentornato, grandissimo intervento adesso, poi Buffone prova e palla fuori. Deodato, Gervasi ancora, poi Morelli da fuori, Taibi, grandissimo intervento di Taibi, è andato a togliere un pallone dall'incrocio. Provala Salerno, ma ancora bentornato, grandissimo protagonista di questo primo tempo il portiere della Lamezia. Si va all'intervallo con punteggio di parità tra Traforo Spadafora e Lamezia Soccer, a termine di un primo tempo dobbiamo dire dove ha fatto qualcosa in più il Traforo Spadafora, ma è Lamezia, si è difeso bene, poi ha cercato anche di impensierire il Traforo. Ha approfittato comunque il Bisignano, che è riuscito a espugnare Crotone e dunque a portarsi in terza posizione, mentre Taibi e poi Salerno dall'area di rigore non riesce a mettere dentro. Avanza Taibi, carica il destro e c'è bentornato che inizia la ripresa come ha finito il primo tempo, cioè prendendo, parando tutto. Calcio d'angolo, arriva Rafinha, calcio altissimo. In difficoltà adesso dopo la parata, un problema, dunque è dovuto uscire bentornato che adesso si siede in panchina, dunque al suo posto c'è Di Cello in porta. Porta palla, tocca per Taibi che non calcia, attenzione, la porta è vuota e ne approfitta Deodato per portare in vantaggio Lamezia. Errore di Taibi che costa lo svantaggio al Traforo. Calcio d'angolo battuto, Rafinha pensa al sinistro, c'è poi il pareggio di Dedè sulla respinta di Di Cello, ha messo dentro Dedè, il gol del 2-2, altro botta e risposta così come nel primo tempo. Dedè cambia tutto, lo fa bene per Salerno con un piede, Di Cello in fallo laterale. Ancora rimessa laterale Traforo Spadafora, fa Buffone per Rafinha, ancora Di Cello, anche lui molto bravo fino a questo momento, Di Cello, Rafinha per Salerno che cerca di girarsi, lo fa bene in qualche modo Di Cello in calcio d'angolo. Il Lamezia è lì che aspetta, non concede spazi, cerca di stringere i denti e di portare a casa un punto prezioso. Poi Dedè e c'è Di Cello in qualche modo a respingere la conclusione di Dedè. Taibi prova ancora Di Cello, dice di no. Centrale per Salerno che serve Rafinha, ancora palla buona per Dedè. E poi Salerno da buona posizione ha calciato fuori. Pato, va Pato, ancora per Taibi che cerca il tiro, Di Cello per Taibi, va Taibi ancora, prova, è sempre Di Cello, attenzione perché la porta è vuota, la rincorre e la mette dentro Montesanti, incredibile, il Lamezia ha realizzato il 2-3 in modo davvero
rocambolesco. Montesanti per il Lamezia. Attenzione a Taibi ancora sul fondo, niente da fare. E poi finisce qui il Lamezia e spugna il Paleventi. Batte 3-2 il Traforo Spadafora. L'ultimo minuto, al penultimo minuto di recupero, il gol di Montesanti, decisivo. Davvero una gara incredibile che il Traforo doveva e voleva vincere, ma che non c'è riuscito. E dunque Lamezia porta via 3 punti da Rossano, sale in classifica, scavalca anche il Traforo, sale a quota 26, il Traforo rimane a 25. E dunque è tutto per questa sfida.